non possiamo sopportare più, perché non si arriva a fine mese. Avevamo 6.000 banche, 6.000 sportelli bancari, sì e no, ne sono rimasti 600 in Italia. Sono sparite le banche territoriali, mi riferisco alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo, che erano quelle che operavano sul territorio e davano ossigeno per fare che cosa? Un altro piacere a Mediobanca. Chi è che gestiva Mediobanca? Un certo Cuccia. E chi era Cuccia? Era il cugino di Guarrasi, il mafioso, l'avvocato che ha fatto l'accordo capestro di Cassibile. Tutto ha un senso, tutto ha una linea, si parte dal 1943, si arriva al 2024. La cosa importante è che la sinistra ha lasciato gli operai e ha lasciato la classe operaia e ha lasciato gli studenti. C'è stata la lotta di classe, sì, i ricchi contro i poveri, ma l'hanno vinta i ricchi. Certo. E il progressismo porta direttamente alla grande finanza, e hanno abbandonato pure il riformismo, perché nessuno vuole dire che c'è bisogno di una politica per la società che deve essere sicuramente socialdemocratica, non può essere né liberale né progressista. Questo è il dramma che abbiamo lasciato fare al liberismo, al progressismo, ed è sparito lo Stato. Questo succede nel libero mercato. Più semplice di così non trovo le parole per raccontarlo.